Significa che egli aveva interpretato forse prima dei tempi giusti, e quindi era stato un antesignano, aveva interpretato delle necessità, perché ovviamente non si potevano pagare balzelli ogni 5 km, così come magari capitava quando si doveva far passare il carro di grano su un certo ponte o su una certa cosa. È evidente che tutto questo costituiva un danno enorme alla vita economica. Ma il cardinale che amava il lusso, che veniva da una famiglia importante, che veniva detto libertino, eccetera, eccetera, per quello che mi risulta, non ha mai detto una parola contraria né sul piano teologico alla tradizione della Chiesa romana, né ha mai messo in discussione le strutture fondanti né dello Stato Pontificio né degli stati tradizionali. Quello a cui egli mirava era soltanto un loro ammodernamento, in modo tale da poter reggere meglio il confronto e da poter essere più utili al popolo. Perché, e questo è importantissimo rilevare, proprio lui, così amante del lusso, che aveva fior di carrozze, che non gli bastavano mai soldi, eccetera, 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 no? Proprio lui però aveva sempre di mira i bisogni del popolo. Proprio lui aveva sempre di mira i bisogni del popolo. Forse tutto questo, come dire, fa capire anche meglio la psicologia del personaggio e fa capire anche meglio perché egli abbia avuto tanto successo in occasione dell'impresa, perché si tratta di un'epopea vera e propria, è un'epopea dell'epopea sanfedista, perché egli sapeva parlare al popolo. In fondo, mettiamoci un po' nei panni da una parte del sovrano, no? Che, come dire, non ci ha fatto una bella figura a scappare in Sicilia, no? Perché avrebbe dovuto far scappare magari il resto della famiglia, ma lui poteva tranquillamente starsene in zona. E il sovrano in tutta questa vicenda, come dire, non brilla per coraggio. Non brilla per coraggio. Su questo credo che mi dispiace per chi può essere borbonico fino all'eccesso, ma il sovrano non brilla per coraggio. Quindi il sovrano a chi affida l'incarico? Ad un cardinale che non è neanche prete. E quanti uomini ha questo cardinale che non è neanche prete? Le fonti sono discordi. C'è chi parla, tutto compreso, di 5 e c'è chi parla di 7 unità che sbarcano sul continente, senza armi. Chiaro, no? Cioè, non si fanno le guerre con 5 o 7 persone, no? Senza armi, peraltro. No? Allora è il cardinale che riesce, non si sa bene perché, ma sicuramente aveva, come dire, dei carismi particolari, che riesce a creare una diffusione e una sensibilizzazione per l'impresa che capovolge addirittura quello che sarebbe stato l'esito naturale in ogni altro caso. Gli stessi uomini di casa Ruffo, la casata Ruffo calabrese, quando lo raggiunsero erano un'80ina, niente di più. Neanche con 80 uomini si fanno le guerre, ovviamente. Erano un'80ina. Però man mano che c'è la risalita, e nel frattempo poi c'è anche l'azione di altri insorgenti in altri punti del regno, man mano che c'è la risalita, il cardinale riesce ad ottenere delle adesioni sempre più massicce. E perché ci riesce, ovviamente? Perché è in grado di parlare al popolo e perché, pur essendo uomo appartenente ad una famiglia di antico ed altissimo lignaggio come il Ruffo di Calabria, egli ha quella sensibilità religiosa che gli consente di capire quali sono i valori a cui il popolo meridionale è più profondamente legato. Non a caso affida i suoi messaggi innanzitutto ai parroci, ai vescovi. È vero che c'erano stati tanti parroci e tanti vescovi che si erano schierati dalla parte giacobina.
ma è vero altresì che la gran parte non digeriva tutte le novità religiose che venivano dall'altro mondo, no? Dal mondo francese e così via, dove avevano già alla data del 1799 cambiato i nomi dei mesi del calendario, avevano già fatto iniziare, non dalla nascita di Nostro Signore, la storia contemporanea. Avevano già cambiato le feste che non erano più settimanali, no? Noi festeggiamo una volta alla settimana, la domenica, domenica chiaramente, là invece c'erano le feste decadarie e così via. Tutto quanto era fatto per dimenticare la tradizione cristiana. La Dea Ragione, sappiamo perfettamente che a Notre-Dame de Paris. A un certo punto viene messa una ballerina a simboleggiare la Dea Ragione, proprio, e le statue dei re di Giuda vengono decapitate, poi per fortuna qualche decennio fa sono state pure trovate le teste, vengono decapitate queste statue e si abbattono tutti i segni, quelli che si riesce ad abbattere, della tradizione. Non ci scordiamo che Napoleone Bonaparte, il quale nel 1804 si farà addirittura incoronare imperatore, ma parte giacobino e si mette in evidenza con degli stermini di primo ordine. Il professore Saccoccio ricordava Napoleone, per esempio, quando opera a Tolone, fa fuori un sacco di gente, e al di là di Tolone, altri, le cosiddette colonne infami, proprio in Vandea, quindi la regione atlantica ricordata dal professor Saccoccio, hanno, come dire, hanno mostrato una crudeltà nei confronti di tutto ciò che ricordava la tradizione cristiana che è paragonabile soltanto a qualcosa che è accaduto, che so, con i grandi dittatori del XX secolo, faccio il caso di Stalin, ad esempio. Cioè c'è stata una vera e propria opera di sterminio di un popolo, un vero e proprio genocidio. I forni crematori sono stati inventati allora e così via. Insomma, questo è l'ambiente di riferimento. Quando nel 99 arrivano questi signori, Championnet, ricordato in precedenza, è colui il quale firma a gennaio il famoso programma, no? Finalmente siete liberi. Oh, guarda un po', lo dice in francese. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che stona in tutto questo. Lo dice un francese, siete liberi. E quindi insegna, sì, questo governo a presidenza Lauberger e così via, quindi con delle personalità locali, ma tutti sapevano che a gestire tutte le cose erano i francesi. Cominciano gli alberi della libertà, cioè c'è tutta una serie di forme culturali, politiche, eccetera, che non possono essere accolte dal clero meridionale e dal popolo. Il cardinale Ruffo riesce a parlare a questo mondo. Ecco perché ottiene dei risultati straordinari che è irripetibili, d'altronde è irripetibili, tant'è che poi nel giro di pochissimi mesi, ricordiamoci che già, ecco, si parla della festa di Sant'Antonio, le ultime piazze forti saranno occupate il mese successivo, ma Napoli tra il 13 e il 21 e il 23 di giugno oramai è nelle mani degli insorgenti. E dicevo, in tutto questo il cardinale Ruffo è solo. Il cardinale Ruffo è solo perché più e più volte ha scritto al sovrano, no? Di venire sui luoghi di confronto militare, perché la sua sola presenza avrebbe moltiplicato le energie reattive del popolo meridionale, quindi moltiplicato la voglia di combattere. Ma il sovrano non si è fatto vedere. Il sovrano mandava le lettere dicendo che bisognava scannare gente, cioè che bisognava giustiziare più non posso, e invece il Ruffo, che era uomo educato alla prudenza diplomatica, tradizione ecclesiastica, alla prudenza diplomatica della tradizione ecclesiastica, proprio
procedeva con estrema cautela. Il momento culminante sarà dato proprio dall'accordo finale, quello concesso ai capi rivoltosi perché uscissero dai castelli, quando egli quasi riconoscerà giuridicamente i rivoluzionari, quasi li riconoscerà.